sullo sfondo c'è un grande assente che è l'utente. Non ne stiamo parlando, l'avevi accennato te quando dicevi all'inizio fare cultura del dato presso i cittadini, ossia convincere, guarda, che la questione dello spazio europeo dei dati sanitari è uno strumento per te, perché quel regolamento europeo, cui come network delle autorità sanitarie regionali abbiamo partecipato nelle auditions, negli hearings, nel fornire i nostri pareri, nei fatti, nell'enunciazione dice serve per restituire anche sul tema della sanità libertà ai cittadini, cioè lo strumento, cioè il dato come strumento di libertà. Di questo non ne stiamo parlando. Soprattutto è una cosa molto molto semplice. E quando si parla di European Health Data Space in Italia, si parla di tecnologia, si parla, ah, ma la privacy, ah, ma il comma, ah, ma è complicato e via di seguito, ma non si parla di cosa è l'European Health Data Space, che è una cosa semplicissima, basta leggere il regolamento oppure direttamente i fact sheets dell'Unione Europea, della Commissione, che dice sostanzialmente è condivisione di due cose semplici. Il patient summary, ossia chi sono da un punto di vista sanitario, e le e-prescriptions, le prescrizioni elettroniche. Basta. Non è condivisione di cartelle cliniche, non è condivisione di lastre, non è condivisione di imaging, è condivisione di queste due cose semplici. Dice, ma che ci faccio con queste due cose semplici? Quello che abbiamo già sperimentato con il Green Pass, con il tanto odiato Green Pass. Ma io quando, siccome negli ultimi 5 anni, oltre all'attività in Italia, ho fatto anche questa attività su Bruxelles, nel momento in cui è passato il Green Pass, ma io mi sono sentito onnipotente, che col Green Pass, il mio Green Pass veniva letto in un pub a Bruxelles, in un cinema a Parigi, in un ristorante a Madrid, con app completamente diverse. Leggevano la dose che avevo fatto, che tipo di vaccino che avevo fatto, in che data e via di seguito. Poi lasciamo perdere, qualcuno ha detto, ah, limitazione della libertà. Va bene, ok, ce l'hanno imposto. Lo spazio europeo dei dati sanitari invece è una scelta libera, non un'imposizione. Io voglio mettere a disposizione il mio patient summary, ossia chi sono, e le mie prescrizioni. Perché se faccio il figo alle Canarie con il go-kart e mi incrino una costola e vado al pronto soccorso, devono sapere immediatamente il mio gruppo sanguigno, devono sapere che problemi sanitari ho avuto in passato, se ho problemi di allergia o quant'altro. Non devono alzare il telefono e chiamare l'Italia per poter avere qualcosa. Se E la questo qua. raccontassimo così sarebbe chiaro a tutti, eh? Del Ma nei go-kart. fatti è questo, ma non ne stiamo parlando. In questo modo qua Tutte le no. trasformazioni digitali, tutte. E la trasformazione digitale non è una cosa che verrà. Le trasformazioni digitali sono in atto nella nostra vita da 30 anni. Da 30 anni. E sono tutte ancorate, tutte proprio imperniate in maniera, diciamo, ferrea su un concetto, l'esperienza utente, la user experience. I dati sanitari e lo spazio europeo dei dati sanitari ha senso se rispetta il principio cardine delle trasformazioni digitali. Uno, aiutare quella che viene chiamata la seamless experience, e due, la multichannel. Significa continuità di esperienza e significa la multicanalità, quello a cui facevi riferimento. Se io come cittadino, perché siamo tutti pazienti, quando parliamo del paziente sembra che sia un'altra cosa. Il paziente, dove sta il paziente? Siamo noi pazienti, siamo stati tutti pazienti. Multicanalità significa, indipendentemente che io sia paziente della ASL Bari, una prestazione me la faccio in un posto, poi per ragioni di tempo me la voglio fare dal privato, poi forse da un pubblico e via di seguito. L'integratore, la seamless experience, la faccio io, mentre la tecnologia potrebbe già consentirci di farlo. Faccio la domanda cattiva. European Health Data Space, abbiamo parlato di architetture, condivisione, l'etica, la privacy, eccetera, eccetera. Ma rispetto a questi due oggetti semplici, 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 su una delle due finalità dell'European Health Data Space, ossia l'uso primario dei dati. Ma il patient summary qualcuno l'ha visto in Italia. Perché è un argomento in cui no, non si parla. È
una di quelle cose di cui fra persone educate non bisogna parlare di pescenza. Non parliamo, non è educato parlare di pescenza. Ne vogliamo parlare sì o no? Perché sul fascicolo sanitario elettronico potremmo avere la tecnologia più figa di questo mondo. Torna alla questione che ci parliamo di tecnologia, tecnologia. Quando, faccio la domanda, quando riusciremo ad avere in tutti i fascicoli sanitari elettronici italiani il patient summary per tutti i cittadini? Sulle prescriptions è molto più facile, siamo molto più avanti in Italia e altrove. La carta d'identità elettronica sanitaria, chi sono? Io al momento. Qual è l'ostacolo? Devo fare il Pierino oppure... Ti sei messo... Vabbè, faccio al solito quello dell'ultimo banco, quello dell'ultimo banco. Nel momento in cui, fino a quando diremo che il patient summary deve compilare il medico di famiglia, ora non racconto una cosa sentita per strada, ok? Non racconto una cosa sentita. Parto dall'esperienza mia pugliese. Principale ostacolo che abbiamo avuto da sempre sul patient summary è che il medico di famiglia ha detto non lo compileremo mai. Uno dice vogliono i soldi. Non è vero, non è vero. Questa è una motivazione che fa comodo anche a loro. Non è vero, non è una questione di soldi, è una questione di controllo. La risposta che mi è stata data, cioè? Non sappiamo. Guardate che c'è un equivoco semantico e culturale in questa frase tremenda. Non sappiamo l'uso che la regione farà dei dati dei nostri pazienti. Guardate, in questa frase c'è una quantità di contraddizioni culturali e normative pesantissime. I pazienti di chi sono? Questa è la seconda cosa, no? Adesso i medici mi odieranno, ma insomma ci sono due cose che caratterizzano un po' la cultura medica. La grafia e l'appartenenza dei pazienti. Il mio paziente, prego. Prettamente puntuali che riguardano appunto i dati delle analisi, o ci sono i commenti e le valutazioni personali del medico di famiglia in questo caso? Questa è la prima domanda. Seconda domanda, a questo punto, se la risposta è la seguente, cioè la seconda, cioè oltre ai dati clinici puntuali ci sono le valutazioni cliniche che in qualche modo sono una elaborazione personalissima del medico, che è inevitabile. Allora, c'è una preoccupazione legata alla responsabilità in questo senso? Allora, c'è sicuramente, ora non è che voglio dare la colpa ai medici famiglia, c'è sicuramente una preoccupazione di tipo medico legale in un paese in cui, ne sono stato protagonista in Regione Puglia, in un paese in cui il garante ha detto a 8 regioni non v'azzardate più a fare stratificazione dei dati dei pazienti perché è illegale, trattati come peggiori criminali. Nel frattempo, io stamattina sono arrivato qua con Google Maps. Google Maps sapeva fisicamente dove stavo io, dove stava il mio trolley e il mio zaino e come si muoveva all'interno. Okay. Quindi c'è sicuramente una preoccupazione legittima, medico-legale, in un paese in cui si finisce sotto ammonimento amministrativo o sotto sanzione con una facilità enorme, da un lato. Dall'altro lato, il patient summary è forse l'ultimo, secondo me, forse l'ultima chiamata all'arte medica. Perché il patient summary, parliamoci chiaro, io un patient summary potrei anche farlo utilizzando gli algoritmi di intelligenza artificiale. Ci metto dentro i prescription, un po' di dati sanitari e con gli algoritmi un profilo di salute del paziente lo tiro fuori. Quando lo facevamo con gli algoritmi nostri di stratificazione del paziente, corrispondevano alla valutazione del medico di famiglia, perché abbiamo fatto la valutazione a doppio, al 95%, ok? Però quel 5% di differenza rispetto al 100 può fare la differenza, quindi è l'ultima chiamata al medico, dice alla fine devi essere tu che mi devi dire, ma è vero quello che ha detto l'algoritmo, che tizio è diabetico, ha il diabete non complicato, compensato, in più c'ha un filino, una nuance, 50 sfumature di ipertensione, descompenso e via di seguito? È quello il patient summary.
Poi le prescrizioni, i dati degli analisi e quant'altro vanno in tutt'altro ambito, però chi? E non ci sono commenti, sì, sono delle X. Punto, quindi, no, che cosa che non può essere, voglio dire, considerabile, no? Il ruolo centrale dell'uomo, come abbiamo detto, non può essere perso. Figuriamoci se parliamo di un medico, non dimentichiamo il giuramento di Ippocrate, voglio dire. Grazie. Torno alla questione di Euriga. Quando abbiamo cominciato a occuparci di European Health Data Space su Bruxelles, i primi che siamo andati a cercare sono state le associazioni dei pazienti, ossia dateci una mano a rendere lo strumento esigibile, perché se il paziente, che è anche cittadino, ma soprattutto che è anche elettore, comincia a dire la voglio, allora forse c'è una speranza in più che la cosa vada per il verso e soprattutto per i tempi giusti. Se noi continuiamo a fare questi discorsi senza il punto di vista, quanti saremo qua? 60, siamo 60 pazienti. Ok. Senza il punto di vista dell'utente, è il classico, sono i classici investimenti destinati a non attecchire, a non decollare, a rimanere, diciamo, materiale per, non me ne voglia, per data room di Milena Gabanelli. Potremmo fare un sondaggio per vedere quanti sono disposti a donare i propri dati? Sì, sì. E vedere che risposte abbiamo? In effetti non l'abbiamo mai chiesto ai cittadini, il loro pensiero sul donare i dati sanitari e soprattutto su cosa significa poi donare i sanitari, perché come devi spiegare qual è l'utilità. Così evidente, no. Esatto. Perché se dici vuoi condividere, automaticamente, siccome siamo tutti ribelli da tastiera, dici giammai, a me mi controlli, e in questo momento, ripeto, Zuckerberg sa che sto qui a Piazza Venezia. Ma certo. Se tu dici vuoi condividere, primo istinto dice giammai. Sanno perfettamente quale malattia c'è su Google e di cosa parli col tuo amico su WhatsApp. Sì, sì. Se invece, e quale malattia citi durante le tue conversazioni su WhatsApp. Non se pensate che spieghi, WhatsApp sia segreto. Se invece spieghi che è una possibilità, io sono un europeista innamorato. Se tu spieghi che è uno strumento di libertà, l'Europa è il terreno di più ampia e di lunga applicazione di libertà, che è uno strumento di libertà e di scelta la condivisione dei dati, dice vabbè, ma statisticamente condizioni la risposta del cittadino. Gli dai anche un punto di vista positivo e non solamente quello, diciamo, problematico, che altri potrebbero fare un cattivo uso dei tuoi dati. Devi spiegare qual è l'utilità e vedere in quanti sarebbero disponibili. Grazie. Sappiamo che la Roma 1 c'è, che sarà con noi in questo documento che porteremo sulle strutture sanitarie al processo di innovazione. Allora, grazie infinite.